Storytime, Evoluzione Radio. Questa volta, ragazzi, il termine è più complicato. Io ci provo. Olobionte, dico bene, Maria? Esatto. Ricominciamo sempre da Maria, in questo caso lanciando anche una slide. Cosa si intende per olobionte? Di cosa stiamo parlando, Maria? Allora, oggi tratteremo di olobionte, ossia di tutti gli ospiti che noi abbiamo dentro e fuori di noi, e di quanto sia importante prendersi cura della flora batterica, dell'intestino, di modo che possiamo convivere in maniera pacifica e il più possibile equilibrata, per quanto sono le nostre possibilità, proprio con questi ospiti a cui dobbiamo fare del bene, che ci possono fare del bene finché sono trattati nella maniera opportuna, ecco. In questo caso già lo sapete, approfondiamo sempre col dottor Menapace. Prego, Marcello. Grazie, Gianluca. Allora, il termine olobionte o holobiont in inglese è un termine che è stato inventato negli anni 90, quando hanno scoperto che l'uomo non è formato solo da cellule umane, come avremmo pensato da sempre, come molti di noi continuano a pensare, ma in verità sono presenti una quantità di batteri tali che il numero dei batteri presenti è superiore al numero delle cellule del nostro corpo, e sono presenti ovunque nel nostro corpo. Quindi non è solo nell'intestino, ma anche nel cervello, nel sangue. Non c'è regione del nostro corpo che non sia, come si viene chiamato, sterile. Non esiste questa cosa qua. Quindi noi ospitiamo questi ospiti, appunto, che normalmente ci fanno del bene, ma quando c'è una situazione di disequilibrio, come viene definito dalla medicina tradizionale occidentale oppure orientale, allora vuol dire che questi ospiti iniziano a fare un po' quello che cavolo vogliono, invece di aiutarci a vicenda fanno casino, ecco, usiamo, esatto, fanno un po' di confusione. E lì cosa, come possiamo fare, Marcello? Lì dovremmo reintrodurre, come dice la medicina ufficiale, tradizionale, orientale o occidentale, un equilibrio. Dobbiamo riportare all'equilibrio, quindi mangiando in maniera oculata, come spieghiamo nel nostro libro, oppure utilizzando particolari supplementi, questi sono in grado di aiutare il nostro corpo a riportare all'equilibrio tutti questi sistemi, perché loro aiutano noi, ma anche noi aiutiamo loro. Noi gli diamo da mangiare chiaramente a loro, ma loro ci provvedono quello che sono degli enzimi particolari che servono per processare determinati processi all'interno del nostro corpo, che noi non possiamo fare, ma loro sono in grado di fare, ed in conseguenza ci aiutiamo a vicenda. E ti chiedo, allora, come mai la scelta di questa slide? Questa slide vuol dire che, come dice Maria, come dice Maria? Bisogna prendersi cura del pancino, insomma, quindi servono probiotici, qualcosa che nutra in maniera corretta la flora batterica, e fare il modo il più possibile, insomma, di non infiammare il nostro intestino, le nostre cellule, perché in quel momento si creano questi disequilibri. Anche quindi, perché è importante proprio l'intestino, in quanto nell'intestino c'è circa l'80-85% del nostro sistema immunitario. Di conseguenza, nel momento in cui o mangiamo male o mangiamo delle cose che non ci fanno bene, il nostro sistema immunitario è tutto concentrato lì, e chiaramente non ci aiuta in tutto il resto del corpo, che poi è l'80% del corpo, fisicamente, volumetricamente parlando, il corpo è tutto il resto, e di conseguenza, diminuendo le difese immunitarie, ci becchiamo un sacco di malattie, eccetera eccetera, ecco. Eccetera eccetera. Allora, vi starete domandando, ma io voglio approfondire l'argomento. Non a caso c'è anche sempre questa slide che vi ricorda che tutto è trattato ed approfondito all'interno di questi due libri, ricordo, senza problemi. È scritto sia in italiano che in inglese, giusto Maria? Esatto, e si trovano facilmente su Amazon. Mi raccomando, restate connessi, perché c'è un'ultimissima clip, c'è un'ultimissima clip da non perdere, e quindi, come detto, a tra poco. Ciao! 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 Storytime, Evoluzione Radio.